Quindi oggi parliamo del successo. Abbiamo parlato molto della comunicazione, oggi prendiamo ancora un po' sulla parte sul successo. State vedendo la finestra delle slide? Ok. Ok, allora partiamo. Questa è una bella frase di Henri David Thoreau. Gli uomini sono nati per avere successo, non per fallire. Purtroppo anche in questo periodo ci sono anche i fallimenti economici dovuti alla crisi. E quindi... Allora, chiariamo subito che il successo non è la popolarità né la celebrità. Anche se una persona di successo è spesso anche popolare, si può avere molto successo nella vita senza essere famosi. E cos'è allora il successo? Realizzare i propri obiettivi, riuscire in quello che si desidera di più. Qui c'è una frase in alto a destra in inglese, detta di Maya Angelou, is liking yourself, liking what you do and liking how you do. E piacere se stessi, piacere quello che si fa e piacere come lo fai. E poi c'è anche un altro riquadrino piccolino, una frase di Christopher Morley, c'è un solo successo. Essere in grado di trascorrere la propria vita a modo proprio, naturalmente, onestamente. Perché vogliamo il successo? Vincere non ha nulla a che fare con la medaglia. È sempre dentro di te, è sapere dentro di te che hai dato tutto ciò che potevi. Successo non vuol dire riflettori, denaro e potere, non tutti perlomeno, ecco, abbiamo chiarito questo punto importante. Lao Tzu, fondatore del Taoismo, facciamo subito un riferimento all'altro nostro corso sulle religioni, disse: chi vince gli altri è forte, chi vince se stesso è potente. Per trovare il successo bisogna trovare se stessi. Vuol dire mettere da parte invidia e disprezzo per la grandezza degli altri. Quindi uno degli più grandi ostacoli del successo è proprio l'invidia. L'invidia è quella che fa star male, a differenza della stima, che fa star bene e suscita ammirazione, l'invidia fa star male, no? Penso non è giusto che lui o lei abbiano, o siano questo e io no. Questa è l'invidia, no? È un sentimento di ingiustizia sbagliato, no? Perché non sappiamo neanche quanti sacrifici ha fatto, se li ha fatti, quella persona per arrivare a avere quello, e comunque deriva anche un problema dal confrontarsi con gli altri, no? Quella è un'altra strada, è un'altra vita. È un percorso, altri talenti che ha utilizzato, che sta utilizzando per arrivare a quelle capacità. Quindi Brian Tracy, questo, diceva: se invidi le persone di successo, che era un grande formatore, se invidi le persone di successo, crei un campo di attrazione, di forze negative che ti respinge dal fare le cose che ti servono per avere successo. Poi vedremo quali sono queste cose. Se ammiri le persone di successo, crei un campo di attrazione di forze positive che ti attira a diventare sempre più il tipo di persona che vorresti essere. Quindi la prima cosa da eliminare è l'invidia e anche se non c'è l'invidia, se non invidiamo è una cosa buona, non confrontiamoci con altre persone che hanno raggiunto determinati risultati in tutti i campi della vita, a tutti i vari livelli, eh? Ah, qui ancora ho ripreso la frase di Thoreau: gli uomini sono nati per avere successo, non per fallire, beh, questo l'abbiamo già detto. Vuol dire sfruttare le proprie qualità con umiltà. Chi è arrivato qua? È arrivata Emilia, eh? Sono Giusto? Buonasera. qui. Ecco. Cosa vuol dire ancora? Sfruttare le proprie qualità con umiltà mettendo da parte paura e scetticismo. Vuol dire credere in se stessi. Larry Bird, che era un grande allenatore di basket americano, dice: a un vincente è colui che riconosce il suo talento naturale, lavora sui suoi limiti per tramutarli in abilità e usa queste abilità per realizzare i suoi obiettivi. In qualsiasi momento potete anche fermarmi e fare osservazioni, domande, se ci sono. Ecco, se no io vado avanti. Ah, beh, questa è una frase mia, ci sono messo anch'io, modestamente. Io dico sempre, il successo è il sacro dovere che hai verso la tua dignità. Anche
addirittura sacro dovere, cioè una cosa fondamentale. Noi abbiamo il dovere di avere successo. Non, quindi l'ambizione, quella positiva, è qualcosa che è un dovere, un sacro dovere. Noi dobbiamo essere il massimo di quello che possiamo essere. Non c'è un limite. Sì, magari ci sono, abbiamo dei limiti, ma possiamo anche superarli. E comunque mai fermarsi, avere persone che credono nel successo, cercano sempre nuovi obiettivi, di mantenere anche quelli che hanno raggiunto e poi andare oltre. Per avere successo occorre essere ottimisti, poi vediamo cosa vuol dire. Bisogna avere sicurezza interiore e fiducia in se stessi. È essenziale amare se stessi, credere di avere valore è essenziale. Ottimismo e speranza non sono illusioni, ma il modo per tradurre un'aspirazione, un sogno, in realtà. Ecco, appunto, chiariamo appunto l'ottimismo. Ottimismo non è vedere che tutto va bene. Però è la capacità di vedere, creare possibili alternative ai momenti difficili, come per esempio in questo periodo, no? Il successo etico, cioè il successo etico, cioè quello delle brave persone, è quello che crea benessere per gli altri ed è aperto alla solidarietà con chi è in difficoltà. È quello che fa stare bene gli altri perché tu per primo o per prima stai veramente bene, no? Quindi il successo etico è quello che crea benessere agli altri, no? A seconda di quello che uno fa, la propria attività. Il vero successo è sempre quello del gigante buono, che arrivato sulla vetta non si dimentica di chi è rimasto indietro. Quindi non è necessario essere tra notizia di qualche giorno fa di Forbes, che salutiamo. Non è che io per qua io ho scritto parecchio per Forbes, non è necessario essere tra i 2.755 miliardari del 2020, pensate che sono aumentati da 600, è detto in questo periodo qualcuno potrebbe dire non è giusto, invidia, tutte queste cose, 600 in più rispetto al 2019, 2.755 miliardari e nemmeno è necessario essere milionari, quindi non è un fatto economico il successo. Però ovviamente è meglio, non so se siete d'accordo, no? Forse non sei chiamato o chiamata a cambiare il mondo, ma hai il sacro dovere verso te stesso di essere il meglio che puoi essere e non smettere mai di crescere e imparare in tutti i settori della tua vita. E qui ovviamente ci siete, perché se state frequentando appunto un corso, il migliore corso di Unitrema, ma anche gli altri, vuol dire che non vi fermate mai e volete sempre imparare cose nuove. Questo è già un elemento fondamentale. Never stop learning, mai smettere di imparare. È una proprio delle caratteristiche, pensate, sicuramente una c'è, la sto vedendo, delle persone di successo. Molti, troppi direi, si limitano ad essere quello che sono e non desiderano scoprire sino a che punto di eccellenza possono arrivare. Probabilmente non ci credono neanche. Sotterrano i loro talenti, di cui abbiamo parlato anche nell'altro corso sulla religione, no? È un passo alla parabola evangelica, e non fanno fruttare questi talenti. Qualcuno ha inculcato loro l'idea che l'ambizione è qualcosa di diabolico, mentre spesso è semplicemente il desiderio di essere la versione di eccellenza di se stessi. Per fare questo occorre avere un ardente desiderio di migliorare la propria vita, di cambiare, di fare sacrifici per arrivare a livelli superiori. Esiste dunque una sana ambizione, quella senza arroganza, pronta a fare sacrifici invece di sacrificare gli altri. Questa è sempre buona, no? Questa ambizione. Cioè volersi mettere in gioco e sfidarsi, non sfidare gli altri, sfidare se stessi, a migliorare sempre, no? Quindi l'anno scorso ho letto due libri, uno, quest'anno ne voglio leggere 10 e imparare cose nuove. L'anno scorso ho fatto un corso, quest'anno ne voglio fare due, tre, online. ecco, sempre nuovi obiettivi. Non ho mai scritto un libro, quest'anno voglio provare, no, anzi voglio fare, diciamo, quindi come vedremo poi la frase non c'è. Provare, o c'è fare o non fare, io non voglio scrivere il mio libro. Decisione, appunto.
l'ho anticipato nella slide. Come disse il maestro Yoda al giovane Luke Skywalker, qualcuno magari ha visto Star Trek, ci sono molti appassionati. Maestro Yoda del film Star Trek dice queste parole a Luke Skywalker. Vabbè, comunque. No, provare, no. Fare o non fare, non c'è provare. Quindi è il verbo sempre all'imperativo. Voglio, non vorrei scrivere. Voglio scrivere un mio libro. Ecco, quindi 15 abitudini per raggiungere, se non ci sono domande, fin qua tutto ok? Sì. Ci siete? Ok. 15 abitudini per raggiungere il successo che ho elencato in un mio sempre attuale articolo che ho scritto per Forbes Italia. Ecco, come vedete, vi ho messo tra parentesi questo mio atteggiamento di questo momento. Se, sì, sempre grato dei tuoi traguardi, quello per me è un traguardo. Sì, il primo a celebrarli, perché gli altri non vi celebrano, siete voi i primi che dovreste celebrare voi stessi, che non vuol dire montarsi la testa, vuol dire essere contenti dei traguardi raggiunti e presentarli anche, no? Quindi sì, il primo a celebrare senza arroganza, ma senza accontentarti di questi risultati andando avanti, no? Allora, negli Stati Uniti è da poco nata una disciplina accademica che studia, pensate, l'autodeterminazione al successo. C'era addirittura un'università, ecco, qui in Italia invece ci sono solo io con l'Uni3 che parlo di successo, e da ottobre anche in un'altra università di Milano, ma negli Stati Uniti c'è proprio la disciplina accademica che è nata da autodeterminazione al successo. Cioè, pensate all'Università di Rochester, con il gruppo di ricerca fondato da Richard Ryan e Edward Casey e guidato dalla dottoressa Shannon Robertson Heffen. Il fatto che la ricerca del successo sia entrata nelle aule dell'università rappresenta l'ennesima prova che sono necessarie competenze diverse per valorizzare pienamente il proprio percorso di carriera. Ma non è soltanto un fatto di carriera lavorativa, magari qualcuno è in pensione o è carriera, qui possiamo anche sostituire il termine carriera con la propria vita, no? Fare cose nuove. Quasi mai si tratta solo di abilità imparate sui banchi di scuola, perché a scuola non si impara ad avere successo, no? Qualcuno dice cos'è? Boh, anzi, non si usa neanche questa parola, no? E abbiamo visto che addirittura certe volte è criminalizzata culturalmente, no? Quello vuole avere successo, è giusto voler avere successo, però bisogna lavorarci su, eh? Ecco, qui c'è questo signore qua, tutto sorridente, che vedete qua nel bianco e nero. Pensate, lui era, perché adesso non c'è più, era il fondatore della catena McDonald's, dei fast food. E nel film biopic, cioè nel film sulla biografia della sua vita, che è uscito il film nel 2016, questo film si chiamava The Founder, il fondatore McDonald's, che si chiamava Ray Kroc, e io aggiungo sempre, guardate che per umiltà addirittura non ha messo il suo nome alla catena, se no andremo a mangiare da Kroc. No, dice no, suona meglio McDonald's, fratelli che non hanno creduto nella sua idea, e lui. Vabbè, vediamo cosa è successo prima. Prima la frase. Niente al mondo può sostituire la tenacia, perché il talento non può farlo. Non c'è niente di più comune di uomini o donne piene di talento, ma privi di successo. Quindi non è sufficiente avere talento. Boh, strano, dice uno ha talento, ha successo. No, non è detto. Il genio non può farlo. Il genio incompreso è quasi proverbiale. Quindi addirittura non è sufficiente avere una genialità per avere successo. Anzi, non è, generalmente non è necessaria. Poi, Raymond Albert Kroc, questo è il suo nome completo, era solito dire: i due requisiti più importanti per avere grande successo sono, primo, essere nel posto giusto al momento giusto. Secondo, fare qualcosa per ottenerlo. Cosa sta dietro i grandi risultati? Noi vediamo solo il punto di arrivo. La strada è lunga e difficile. Chi è invidioso non tiene conto del percorso che porta alla vetta, quello che diciamo all'inizio, no? Non sappiamo che percorso ha fatto questa persona. E tutti abbiamo 24 ore, dipende da come le usiamo e quali atteggiamenti abbiamo.
saltato una slice. Lui dice sempre, Ray Kroc diceva, l'istruzione non può farlo, quindi torniamo indietro. Quindi niente può sostituire la tenacia, questo è importantissimo, il talento non può farlo. Cioè uno può avere talento e non avere successo, poi vedremo perché. Il genio non può farlo, ci sono geni incompresi, persone molto intelligenti che però poi non hanno successo. Come mai? L'istruzione, uno studia tanto? No. Neanche quella, l'istruzione non può farlo, il mondo è pieno di derelitti istruiti, lo diceva Ray Kroc. Persona, uno può avere due lauree e non avere successo, incredibile. Ma perché? La tenacia e la determinazione invece sono onnipotenti, addirittura per Ray Kroc, possono tutto. Quali sono gli ingredienti di base di un successo esplosivo e quali le controindicazioni al raggiungimento degli obiettivi? Allora, poi la storia di questo signore qui, Ray Kroc, vendeva frullatori, che è un ottimo lavoro per carità, a 53 anni, quindi neanche giovanissimo. Questo succedeva nel 1955, poi colse la sua occasione, amò la sua intuizione, agì con tenacia, la sua vita cambiò. Qui non ve l'ho messo, ma posso dirvelo a voce, lui entrò a questa, ricevette un ordine alto di solito, uno su questo ristorante dei fratelli McDonald, uno solo, che gli ha ordinato sei frullatori, se non sbaglio. Dice, ma come mai lo ordino sei frullatori? Cioè, una cosa, si è incuriosito, ha detto, ma perché invece di avere un ristorante e sei frullatori non aprite diversi ristoranti? C'è un'idea semplicissima, basilare, no? Con un reinvestite gli utili e aprite. Ma i fratelli McDonald non ne volevano sapere, non ci credevano in questa cosa. Invece Ray Kroc, sì, da venditore di frullatore, ha detto sì, aspettate, guarda che è possibile. Quindi non aveva neanche dai mezzi economici, potete immaginare, no? Normalissimo venditore. Eppure lui ha capito quest'idea, l'ha presa dei fratelli McDonald, ha rilevato con grandissimi sacrifici poi un ristorante e è riuscito nella sua idea ad aprirne altri senza avere i mezzi economici. E la sua vita ovviamente cambiò. Oggi la catena McDonald alimenta l'1% della popolazione mondiale. Poi può piacere o no il fast food, ma questo non è questo il punto. Quindi tenacia, coraggio, quello che non avevano i fratelli McDonald. Dice no, no, noi rimaniamo il ristorante dei fratelli McDonald's. Coraggio, passione è quella che ti sta stare sulla notte anche a lavorare giorno, notte, senza orari, sabato, domenica, passione, cioè ami quello che fai, cambiamento, volere cambiare. La lezione più importante di business di Ray Kroc, che poi è applicabile a ogni aspetto della vita, è perseveranza e determinazione. No, io voglio ottenere questo risultato. Kroc non partì con l'idea di una catena di fast food. Spesso le grandi idee nascono per caso, no? Colse al volo una delle occasioni che la vita offre a tutti coloro che hanno lo spirito positivo e intrepido per coglierle. Notò che i fratelli Richard e Maurice McDonald, ecco così si chiamavano i loro i fratelli McDonald, gli ordinarono sei frullatori per il loro ristorante, come ho detto prima, da cui Ray iniziò prima a sognare e poi a mettere in pratica la sua idea di una catena di fast food su scala nazionale. Nessuno ci credeva a questa cosa. È un'idea osteggiata dai fratelli appunto McDonald che non avevano la sua ampiezza di vedute. Quindi lui aveva meno mezzi, però aveva un'ampiezza di vedute, una passione. Questo è un errore fatale. Essere visionari, ecco un'altra caratteristica, visionari è essenziale per avere successo, avere delle idee, già vedere là delle idee, no? E Napoleon Hill, che era un grande anche lui un grande scrittore, formatore, diceva sia la povertà che la ricchezza sono il risultato del pensiero. Pensate, detto anche in questo periodo di crisi economica, è molto forte questa frase, eh? Ma cosa vuol dire? Che una persona è economicamente, uno poi si può anche non essere d'accordo, eh? Voi potete intervenire, dire no, non è vero, cos'è sta stupidez, però io ve la propongo, poi possiamo rifletterci insieme. Molto viene dalla propria mentalità, senza offendere persone che hanno difficoltà economiche,
senza esaltare persone che hanno grandi disponibilità economiche, ma molto di, sicuramente, almeno secondo Napoleon Hill, viene da una mentalità. Stessa situazione, difficoltà, una persona ha creatività, idee, trova altre situazioni, è oneste sempre, e va avanti. Altre no. No. Adesso sono andato a cercare. Qua vicino a casa mia c'è un'enorme villa, io ho detto ma è richiesta casa qua, no? C'è dentro il tennis, il privato, la piscina, poi ho scoperto che era un signore che era figlio di persone certamente oneste, due ortolani, e lui ha creato un impero della ristorazione presso le aziende, dal nulla. Cioè, quindi la mentalità non è necessaria la disponibilità economica, adesso ce l'ha sicuramente, disponibilità economica. Ma questo è venuto da quello, no? Va bene, comunque, altre cose, che non è soltanto business, non sono solo soldi, non c'entra, in generale, coerenza. Le persone di successo in tutti gli aspetti della vita, a tutti i livelli, non solo del lavoro, si concentrano su soddisfare i loro obiettivi. Esempio, abbiamo detto, io voglio scrivere il mio libro, la famiglia dice, no, a me piacciono i libri, ma questa volta voglio scrivere il mio, col nome suo, Emilia Giusti, ecco. Ad esempio, no? Questo è il motivo per cui essi hanno un programma coerente. Avere un programma preciso aiuta a dare priorità e mantenere i compiti importanti in cima alla lista. Cioè, io adesso mi metto tutti i giorni, scrivere 3 ore, mi alzo prima, ad esempio, un programma, no? Fissare obiettivi quotidiani. Le persone di successo sono chiare circa i loro obiettivi, ok? Non hanno soldi, però hanno le idee chiare. E questo è un grandissimo vantaggio, no? Fanno un elenco scritto, e voglio vedere quante persone lo fanno. Questo fa la differenza. Un elenco scritto che li spinge al raggiungimento di questi obiettivi. Vi ricordo che gli obiettivi hanno una data di scadenza, sono sfidanti, non impossibili, no? Ricordate la parola smart in inglese, vuol dire furbo, intelligente, sono specifici. No, voglio, no, non, iniziano sempre con una cosa in positivo, no? Non voglio, ma voglio scrivere il mio libro, specifici e misurabili, accessibili, però sfidanti, non, cioè, no? Non voglio fare l'astronauta, non ha senso, ma scrivere un libro, sì, difficilissimo, ma possibile, rilevabili, cioè quanto sto andando avanti man mano a questo mio obiettivo, e tempistici, cioè c'è una data di scadenza, entro il 31 dicembre 2022, per esempio. Alimentano persone che riescono nella vita, a tutti i livelli, ripeto, a tutti i livelli, in tutte le situazioni, alimentano relazioni. Le persone di successo, e non andate, quando dico di successo, ripeto, non andate a pensare grandissimi nomi, persone che realizzano le cose, ecco. Le persone di successo, cioè persone che riescono nella vita, cioè il contrario dei falliti, in poche parole, cercano sostegno e trovano persone che possono connettersi con loro intellettualmente, trovano le alleanze giuste. Cioè, non hai, non conosci? Bene, dai da fare, rompi le scatole a destra e a sinistra, ti dai da fare e poi conoscere persone che possono aiutarti, no? Per esempio dei mentori. Persone che sanno più di te, hanno più di te, e magari piace a loro piace la tua idea e vogliono aiutarti, ad esempio, no? Trovano comunque alleanze giuste, persone che ti sostengono, non persone che ti sbattono giù, no, cosa credi di fare? Queste qui andrebbero allontanate il più possibile, se è possibile. Se sono in famiglia è già più complesso, eh? Azione, le persone di successo agiscono. Agiscono, non risolvi nulla se permetti la sensazione di sconforto di sopraffarti. Attraverso l'azione puoi ottenere risultati e scoprire un percorso verso i tuoi obiettivi. Ray Kroc diceva appunto, la fortuna è un dividendo del sudore, quanto più sudi, più fortuna ottieni. Pensate invece a quelli che pensano che la fortuna sia una dea bendata. E lì a destra, ovviamente nella slide, state vedendo, ecco cosa. Sapete cosa è successo ad Alex Zanardi, che era un pilota di Formula 1, ha avuto un grandissimo, gravissimo incidente, ha perso le gambe, usò le gambe,
e lì lo state vedendo mentre gareggia le Paralimpiadi di ciclismo con la sua bici carrozzina, insomma, non so come chiamarla. Pensate che determinazione ci vuole. Cioè, lì ci vuole una forza d'animo, però si può anche acquisire, altrimenti è finita, o ti spari, cioè. Automotivazione. Quanto dici a te stesso frasi come oggi sta per essere un grande giorno? Poi, questa è anche una base scientifica, tra un po' ve la chiarisco. Oggi sta per essere un grande giorno. Io non so quanta gente si alza la mattina e dice: ah, che splendida giornata, grazie Signore, sei credente. O oggi sarà per essere un grande giorno. Magari uno si sente addirittura a disagio con se stesso. Ma vabbè. Oppure, posso avere successo? Quando dico queste cose, incrementi la tua capacità intellettuale e migliori le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi per la giornata. Ve l'anticipo? Ma sì, che ve l'anticipo, dai. Non c'è molto più avanti nelle slides, ma vi dico che ha anche una base, come vi ho detto, base scientifica. Ma che base scientifica sarà? Beh, si chiama, non è una scienza esatta, la psicologia questa volta, però è una scienza anche quella, e si chiamano. E c'è anche in sociologia la profezie che si autoavverano, profezia autoavverantesi. Non ha niente a che fare con i profeti o con i maghi. Io mi metto in testa che una cosa andrà bene o andrà male, questa non è magia, e mi metto in una condizione che questa cosa veramente vada bene o vada male. Quanto alla base, sì, ha una base scientifica, no? Perché io mi predispongo già a dei risultati. Non è magia, è psicologia, no? Profezie autoavveranti, sì. Poi l'importante è avere chiaro anche la buona salute, certo, è la prima cosa. La mente sana, un corpo in salute sono il primo passo verso il successo. Il tuo corpo è un veicolo per realizzare ciò che desideri. L'attività fisica non solo aiuta a mantenere il corpo fisicamente in buona salute, migliora anche il proprio stato mentale. Quindi persone, per esempio, anche, cioè conosco anche persone molto impegnate in affari, la mattina si alzano presto, addirittura vanno a correre, poi iniziano il lavoro magari alle 7 del mattino, alle 6 del mattino, adesso soprattutto nello smart working, pensate che questa è un'abitudine importante, no? Meditare, non so quanti lo facciano, la meditazione consente a concentrarsi e di essere più produttivi, migliora le relazioni e la creatività. Qui rimando, adesso se c'è un corso dell'Unità sulla meditazione che non è pensare, basta, la meditazione è qualcosa di molto più profondo. No? Agire con piccoli miglioramenti per centrare gli obiettivi. Secondo Henry Ford è quello creatore dell'azienda delle automobili, Ford, no? Diceva, niente è particolarmente difficile se non lo si divide in piccoli passi, se solo dividi in piccoli passi. Quindi le persone di successo applicano l'effetto domino verso le loro ambizioni, facendo piccoli continui miglioramenti ogni giorno. Mi raccomando, mai dire né pensare, io non lo so, adesso non sono nella vostra mente, ma io non sono così. No, quando io dico le persone di successo, sto parlando con te, con voi, ok? Non ho chissà che sono questi qua, non sono Superman o Superwoman, eh? Sono le persone che realizzano le cose. Svegliarsi presto, anche lì, da Tim Cook, CEO, cioè l'amministratore delegato della Apple, eh? A Jeffrey Hillman, amministratore del General Electric, svegliarsi presto sembra essere la tradizione delle persone di successo. Quindi molto può essere fatto all'interno di quelle prime ore del giorno, che è più difficile da realizzare quando si aggiungono le distrazioni, gli incontri, il rumore ambientale, la giornata lavorativa. Avere passione. Passione è gratis, eh? Sono tutte cose gratis che vi sto dicendo, non costano niente. La passione è il carburante del successo. Per passione, che cos'è la passione? Sei pronto a fare sacrifici per quella cosa che ti piace. Resistere a delusioni, cercare soluzioni, credere fermamente di riuscire. Se piaccia, ho fatto sempre l'esempio dei libri, mi sottoscrivo anche nei libri, mettere uno là. Per esempio, per passione uno si può alzare presto e incominciare a scrivere, oppure fare tardi la sera a scrivere, resistere alle delusioni di un sacco di editori che dicono cos'è sta roba, che non ti rispondono, no, ti dicono proprio niente, non ti rispondono proprio.
perché adesso c'è questa moda di non rispondere, no? Saluto tutti. Vabbè, che non è una cosa etica nel business. Qualche volta purtroppo capita anche a me di non rispondere alle mail, non si dovrebbe, soprattutto se è indirizzata personalmente a voi. Insomma, a me dispiace. Comunque, resistono a delusioni, cercano soluzioni, credono fermamente di riuscire. Questa è la passione, quella che ti brucia dentro. Magari cioè, fai delle cose che non ci guadagni magari niente economicamente, ma le fai per passione. Una la state vedendo, ad esempio. Vabbè, le basi del successo. Beh, ci siete sempre, sì. Oh, vabbè, tutto ok? Fin qua tutto ok? Domande, critiche, commenti, pollice su, pollice giù, non c'è un problema. Tutto ok, va bene. Allora, andiamo avanti. Il successo personale è riuscire in un obiettivo che ci sia prefissato. Obiettivo, cioè, io voglio qualcosa, no? Magari qualche cosa che momentaneamente ho abbandonato le speranze. No, si può realizzare con una strategia diversa. No? È necessario pianificare i propri obiettivi con cura. Devono avere, lo ripeto sempre, una data di scadenza precisa, non dipendere dagli altri. Quindi non voglio che Giovanna, Marcella, Luisa si innamorino di me. Questo non è un obiettivo perché dipende anche da lei. Questo non è proprio un obiettivo. Posso mettere delle strategie per rendermi più attraente, più simpatico, più in forma. Allora quello può anche essere un obiettivo entro una data di scadenza. Ma ecco, non dipendere dagli altri, ma solo da noi stessi deve dipendere questo obiettivo. Essere specifici e particolareggiati. Quindi, ad esempio, ma questo mi pare che era già chiaro tra di noi, ma lo ripetiamo. Voglio essere felice, che è un'aspirazione, anche uno dei diritti umani, la Carta dei diritti umani, è un'aspirazione assolutamente giusta, tutti vogliono essere felici, ma non è un obiettivo. È troppo vago, cosa vuol dire? Come essere felici? Che cosa ti rende felice? Oh, sempre lo solito esempio che faccio io, ma ce ne sono molti. Voglio completare la scrittura di un libro entro il 31 dicembre 2022, allora quello è un obiettivo, ovviamente che se ci riesco rende anche felice. Va completato con riflessione sui mezzi, sugli aiuti, se non ce li ho li cerco, sulle strategie, in che modo. È importante agire subito e non aspettare ad avere tutto gli elementi, tutti gli ingredienti. Invece in cucina bisogna avere tutti gli ingredienti. Nel successo no. Io posso incominciare senza avere gli aiuti, man mano in corso d'opera poi li trovo, i mezzi poi li trovo in corso d'opera. Poi c'è il successo professionale, che è eccellere in un settore. Questo tipo di successo può anche portare alla celebrità, ma non è detto, non è quello l'obiettivo. È accessibile a molti, ma non tutti lo vogliono, pensate. Non ci credono nemmeno, non osano sperarlo. Quindi ci sono molte persone che barattano una, adesso, detto adesso è ancora più vero, una falsa sicurezza, no? Abbassando i loro obiettivi, no? Ah, io voglio un posto di lavoro sicuro, ovviamente non esiste più e adesso ancora di meno, quindi non esiste, ah, sicuro, allora ecco, perché vedete esistono sempre poi avvenimenti della vita o sociali o personali che cambiano la situazione, no? E molti dicono, no, io sono tranquillo così, tranquillo, ecco, questa tranquillità non esiste ed è giusto che sia, perché ci alimenta anche alla possibilità di cambiare, di trovare cose nuove. Molti successi sono nati da situazioni estremamente difficili in cui la persona non si è rassegnata, dice no, io questo non l'accetto. E questo è anche uno stimolo, perché se le cose vanno sempre troppo bene, la persona si abbatte, tante volte tante persone si ramolliscono. Il successo più difficile da conseguire, questo professionale, richiede alcuni elementi essenziali che andremo a dettagliare. Ci vuole talento. Il talento, tutti ce l'hanno un talento, perché noi pensiamo al talento a grandissimi nomi. Ci vuole talento oltre a normare i livelli medi della categoria. No. Perché magari uno è bravo a cucinare, l'altro è bravo a dirigere l'orchestra, se devo fare intervista, l'ho già fatta per forza. Al direttore, perché devo essere chiamata giustamente direttore al maschile, l'orchestra, Beatrice Venezzi, che salutiamo. Ma
Quindi quello è un talento, magari un altro c'è un altro talento, no? Magari c'è una signora che piace fare i maglioni gialli e poi diventa Giuliana Benetton, dell'Impero Benetton, partendo da un maglione. Incredibile, ma vi assicuro, tutto vero. Ci vuole determinazione, resistenza ai fallimenti. Ok? Il fallimento non esiste. Esiste? Non ho, sono ancora raggiunto, non è il modo giusto, oppure non ho ancora raggiunto. Ecco. Obiettivi chiari e ben formati, nero su bianco, scriverli con la penna. Quindi, porsi grandi, vabbè, con la penna abbiamo capito. Porsi grandi obiettivi, e molti non osano porsi grandi obiettivi. Anche questo, secondo me, è un fatto culturale, però adesso non voglio entrare nelle polemiche culturali, religiose, no? Vola basso, bah, cosa vuol dire? Insomma. Porsi grandi obiettivi. Se uno non si pone neanche dei grandi obiettivi, è ovvio che si vola basso, non vola, non si alza neanche, no? E quindi di conseguenza poi non aiuta neanche gli altri, perché quelli che, se Ray Kroc avesse detto no, per me io voglio continuare a vendere i frullatori, cioè non c'è niente di male, benissimo. Magari, vabbè, ce ne sono stati, mangeremo da un altro fast food, non avremo McDonald's. Però insomma, molta gente è contenta anche andare a McDonald's, soprattutto i giovani. Insomma. Pensare in grande, moltissimi pensano, troppa gente, adesso io non voglio anche qui, se, naturalmente fermatemi, criticatemi, ditemi no, Nadali, ma cosa stai dicendo? Pensare, troppa gente pensa in piccolo, che non vuol dire, allora devo essere un megalomane, un fanatico, un pazzoide, cioè perché no, pensare in grande vuol dire che io voglio avere, essere di più, ed è giusto, è cosa buona e giusta, come dicono alla messa. Vi assicuro che il progresso umano è grazie di cui noi beneficiamo anche in questo momento con la tecnologia che stiamo usando, è perché ci sono persone che non si sono accontentate, che hanno avuto queste idee, questi obiettivi più grandi di loro, più grandi di loro, no? E quindi, e noi ne beneficiamo di questi obiettivi, ce ne sono tanti. Non restare nella zona di comfort, questa famosissima, ormai tutti sappiamo cos'è la zona di comfort, è dove io mi sento tranquillo, ammesso che uno oggi può sentirsi tranquillo, perché la certezza assoluta nella vita non c'è mai, no? In nessun campo. Ecco. La persona che vuole il successo rischia, esplora territori nuovi con coraggio, ci vuole coraggio. La buona notizia è che queste caratteristiche si possono acquisire. Di solito acquisire con il coaching, una persona che ti segue e che ti motiva, non è soltanto parole, frasette belle, c'è tutto un lavoro da fare. Persone che ti creano le condizioni di dire va bene, voglio farlo. Per esempio, nello sport i campioni hanno un allenatore fisico, ma hanno anche un allenatore mentale. Perché se non sono pronti a vincere, e non beh, voglio piazzarmi terzo o quarto, no, a vincere al primo posto, la medaglia d'oro, non vincono. La mente è fondamentale. Per la maggior parte delle persone il concetto di ricchezza, almeno quella economica, perché la ricchezza vi assicuro che non è soltanto economica, lo sapete, sappiamo già, no? Ma il concetto di ricchezza si riassume in una parola, milionario. In realtà la ricchezza è un concetto molto più vasto, cioè la ricchezza dell'esperienza, questo lo sappiamo, ma ve lo ripeto, no? Della cultura, dell'amicizia, la ricchezza spirituale, la ricchezza emotiva. Il concetto di ricchezza legato al successo si chiama, ha un nome, che si chiama libertà finanziaria. Deriva dalla conversione di uno sforzo di un'impresa in denaro e patrimonio netto. Di solito la libertà finanziaria è quando, certo, una persona lavora perché ha passione di farlo o ha anche responsabilità di altri che lavorano per lui o per lei. Ma la libertà finanziaria è che anche se uno è in vacanza o sta dormendo, il denaro gli frutta o le frutta, il denaro lavora per questa persona, cioè reinveste. No? E questa, anche questa è una mentalità. Di solito le persone si gasano, appena fanno un po' di soldini, li spendono. Invece, un po' di soldini, li investono. È tutta un'altra mentalità, no? È difficile tenere ciò che non si è ottenuto mediante lo sviluppo personale.
Se prendeste anche tutto il denaro del mondo, lo ripartiste equamente fra tutti, ben presto tornerebbe, indovinate un po', nelle tasche in cui si trovava inizialmente. Ma non perché ci sono i furboni, poi ci sono anche quelli disonesti, ma perché queste persone hanno una mentalità diversa. E allora bisogna dire, no, però voglio farlo anch'io. Come fanno? Il successo professionale è quindi legato alla propria capacità di generare capitale. Per cui è ovvio che se una persona, ma si può in tutti i campi, fa divertire tante persone, bravo a recitare, è chiaro che guadagna un sacco di soldi se diventa una star del cinema, ma se è capace a fare a crescere quella società, è chiaro che guadagna di più soldi di un altro che non fa l'amministratore delegato. Perché il mondo del lavoro, più io creo valore, allora posso anche guadagnare di più. Poi lui dice, ma io sono bravo a fare i dolci in casa. Bene, allora crea un business da fare i dolcetti in casa. C'è gente che è partita così veramente. Cioè, uno pensa, pensiamo tante volte per compartimenti stagni, no? Che io non posso avere successo perché io so fare solo questo. Questo è, secondo me, è sbagliato, no? A proposito, se pensi che l'obiettivo primario che ha spinto, qui è il numero da aggiornare, quello della giorno, 2177, comunque non è quello il punto, miliardari nel mondo, questi sono casi limite, sono d'accordo, però notate questo dato, il 70% di questi casi limite sono partiti da zero. Zero vuol dire che non avevano niente sul conto, neanche corrente. Okay, adesso ne hanno diversi di conti correnti, ma non avevano niente su nessun conto corrente, zero, di cui 43 italiani. Sia stata l'avidità di denaro che li ha spinti a fare così? No, non è stata l'avidità di denaro. Adesso mi fermo, cioè, perché c'è la domanda anche scritta nella slides. Chi sa dirmi qual è stato questa motivazione che ha spinto persone a partire da zero e arrivare a questi livelli? E non sono dei geni. Non sono Leonardo da Vinci. Che cosa li ha spinti? Aprite il microfono pure e ditemelo. Pronto? Non siate pigri, forza. Ma una o più di quelle che abbiamo elencato nelle slide precedenti, la tenacia, il coraggio, la voglia di arrivare fino in fondo, Sì, la ma voglia di crederci. ok. Quella è la motivazione. No, quella sì, va bene quello. Io ho chiesto però la motivazione che li ha spinti a fare così. La passione è una motivazione? Sì, ma c'è un Sì. motivo che li ha spinti a fare così. Migliorarsi, Migliorarsi, ecco. probabilmente. Può Migliorarsi. darsi che sono partite anche da esperienze negative, la voglia di rialzarsi da Perfetto, zero. esatto, wow Emilio, ha centrato l'obiettivo proprio, anche quello di prima era giusto. E sì, la voglia di riscatto, la voglia di riscatto, no? La voglia di riscattarsi, quella è una benzina potentissima, come il povero Ale Zanardi che ha perso le gambe, adesso gareggia, adesso ha difficoltà, c'è stato un altro grave incidente, ma comunque è diventato un atleta paralimpico per riscattarsi da questa situazione drammaticissima di perdere le gambe. Così queste persone, in quale situazione drammaticissima potevano essere? Sono passati dalla stalle alle stelle, quindi erano in situazioni di estrema, molti, contrario di ricchezza economica, cos'è? Difficoltà, Erano cioè poveri. povertà o magari anche di salute. Sì. Esatto. Questo signore qui che vedete, che come vedete non è affatto famoso, perché nessuno l'ha mai sentito nominare, eppure è uno di quei 2177, perché mica sono tutti famosi. Cioè. Questo signore qui, dal nome indiano, infatti è indiano, e si chiama Dilip Shanghvi, dell'India. Se è successo negli affari, vuoi avere davvero, trova prima un problema da risolvere. Cioè, queste persone non avevano assolutamente mezzi economici, ma avevano delle idee. E hanno detto, io come posso risolvere questa cosa che
è un problema mondiale o locale. Allora, quando una persona trova delle soluzioni che sono utili, molto utili agli altri, magari per caso, eh? Ad esempio, tutti, quasi tutti, voi siete su Facebook, no? Non Io sì. so. Ecco, Facebook è nato da creare un elenco per l'interno dell'università, no? Poi parliamo sempre di Zuckerberg, ma anche con i suoi amici, ha creato questa cosa che serviva all'università, no? Il libro delle facce, che già esisteva nelle università, a livello cartaceo, ma non a livello digitale, Facebook. E poi da quello si è espanso, non è partito con l'idea di a grande voglio creare un impero digitale, ed è pochissimi anni anche relativamente, perché c'è cioè, mi pare dal 2007, cioè pochissimi anni. Altre idee sono nate per caso, ma hanno risolto un problema. In questo caso, qual è il problema? Di voler comunicare con gli altri. Di solito gli amici, ma anche trovarne di nuovi, contatti. E quindi questa è una cosa che piace, evidentemente è piaciuta a un sacco di gente, perché praticamente 1,5 miliardi di persone sono su Facebook, e quindi ha creato una cosa che ha risolto un problema di comunicazione, insomma. Un miliardario, sempre di Li Shangwei, indiano partito da zero, dice, sembra proprio un controsenso, un miliardario partito da zero, ma chi è? Un genio, cos'è? Non iniziare un business per fare soldi come obiettivo. Consiglio suo che, beh, a buon titolo può farlo, può darlo questo consiglio. Non iniziare un business per fare soldi come obiettivo. Il denaro è solo un risultato. Quindi pensate, no? Sono persone anche, molti sono persone semplici, umili, nel senso di una sana umiltà, no? Lili adesso ha 64 anni, iniziò aiutando il padre nella sua drogheria a Calcutta. Voi sapete che Calcutta è una città indiana notoriamente molto povera, no? Poi a 28 anni, nel 1983, fondò, boh, cosa è successo? Come fa uno? Ha fondato la Sun Pharmaceuticals. Che è oggi la prima azienda farmaceutica in India, la sesta nel mondo. Cos'è successo? Come ha fatto? Uno si chiede, ma era una drogheria a Calcutta, poi fonda la Sun Pharmaceuticals. C'è qualcosa in mezzo, ovviamente, di onesto. Il suo patrimonio personale sfiora oggi 7 miliardi di dollari. Ok, la domanda logica è: come ha fatto? Cosa c'è tra la drogheria e l'impero farmaceutico? Ecco, allora vediamo. E allora, per raggiungere questa posizione occorrono caratteristiche. Vedete le slides, giusto grandezza, più troppo piccole, troppo grandi, giusto? Va bene, più grande? No, va bene, va bene. Ah. Va bene, lui. Ottimismo, visione positiva. Io parlo anche di questi qui, non perché il successo sia quello, l'ho detto già all'inizio, ma questi sono proprio i casi eccezionali, casi limite. Come fa uno? A me stupisce, poi magari un altro non gli interessa. Uno a partire da zero, arrivare a dei risultati stratosferici. Questa è la cosa. Poi, tra l'altro, nella PNL, programmazione neurolinguistica, uno cerca di emulare, imitare questi atteggiamenti. Dice, ma allora ci provo anch'io. Non siamo stupidi, no? Ottimismo, visione positiva. Queste sono tutte robe gratis, tra l'altro. Disponibilità a emigrare. Lui non è, per esempio, emigrato, è rimasto in India ed è. Ma a molti sono anche emigrati. Poi ci sono degli esempi, ma non diciamo tutto oggi, ovviamente. Non avere come obiettivo la ricchezza. Ok? No? Nessuno di loro ha detto, ah, voglio diventare ricco. Nessuno. Però lo è diventato, è la grande anche. Grande passione, grande resilienza, resistere alle delusioni, grande creatività, avere sempre nuovi obiettivi da raggiungere. Quindi è la mentalità che hanno, mentalità gratis che gli ha dato la natura, che però si può acquisire, il carattere. Non è un carattere fisso, sono capacità che si possono acquisire. Iniziare la propria attività imprenditoriale il più presto possibile nella vita. Io dico attività imprenditoriale sì, perché c'è qualcuno che lo è senza essere un imprenditore, non mi viene veramente in mente, no. Sì, ce n'è una, proprio della categoria dove io appartengo, tra l'altro. Giornalista, l'unica, poi che anche lì viene dalla miseria, ed è una donna,
di colore anche, quindi doppiamente svantaggiata, donna, eppure di colore, ed è l'unica giornalista miliardaria al mondo. Nessun uomo, ma lei sì, la donna di Chi è colore, Oprah? è Oprah Winfrey. Ok. Volontà di riscattarsi una vita difficile, molti erano poveri, compreso Oprah. Competitività, capacità di risparmiare e investire più che rispendere, desiderio di creare qualcosa di nuovo e utile per gli altri, magari non tutte queste cose, eh. Capacità di risolvere problemi complessi, tendenza a non scoraggiarsi, questo è fondamentale, capacità di resistere ai detrattori e agli invidiosi, perché poi bisogna pagare questo prezzo anche, c'è persone che ci sono gli invidiosi, no? Che è una cosa terribile, per invidia le persone uccidono, rubano. Disciplina. La disciplina è alla base di ogni successo. Il fallimento è una catena di piccoli insuccessi che si sono accumulati a causa di un'indisciplina troppo labile. Fallimento si verifica ogni volta che tralasciamo di agire. Oggi la disciplina attrae le opportunità. Le opportunità stimolanti si presentano invariabilmente sulla strada di chi ha sviluppato delle doti e di chi nutre l'ambizione di agire e chi attraverso la disciplina e l'impegno si prefigge degli obiettivi elevati. Quindi, prima di tutto bisogna averli gli obiettivi e quelli sono gratis. E c'è gente anche che non li ha, si lascia vivere così alla giornata, sopravvivere. Insomma. Avere degli obiettivi, questi non costano niente, eh? Ecco perché quelli sono partiti da zero. Le idee ce le avevano, gli obiettivi anche. Vabbè, si prefigge degli obiettivi elevati. Elevati, eh? Coglierà dell'opportunità. Cioè, Dilip Shanghvi, da sopra, non gli bastava la drogheria, che è una cosa ottima, aiutare il padre nella drogheria di Calcutta, per carità. Però a lui non bastava. Giustamente, ha fatto bene anche. Perché poi con i suoi farmaci aiutano un sacco di gente del suo popolo in India, eh? E anche in tutto il mondo, tra l'altro. Si prefigge obiettivi elevati, coglierà delle opportunità che sfuggiranno per sempre alle anime più timide. Quindi non bisogna essere timidi su questa cosa. C'è gente che è timida con se stessa. No, io. Da appunto le convinzioni limitanti, così si chiamano. Non paragonarti agli altri. Dilip Shanghvi. È tutta un'altra storia, tutta un'altra vita, altri talenti, altre capacità. E inoltre che io mi confronto di Lisciano, non mi interessa niente. Non cercare di compiacere a tutti. Incominciamo a riflettere. Hai queste caratteristiche? Se non le hai, buona notizia, la ripeto, le puoi acquisire o allenare. A qualsiasi età. Ok? Primo, pensa in grande. Se non pensi in grande, chiuso il discorso, finiamo anche, no, non è ancora finito, allora, quale problema c'è di pensare in grande? Ok, qualcuno vi dice, sei un megalomane, che lascia che lo dica. Non è vero, non è questo l'atteggiamento. Comunque, ciò che sogni è ciò che realizzerai. Quindi conviene sognare cose importanti, grandi, sfidanti, ok? Agisci senza mai scoraggiarti, non accettare mai un no come risposta definitiva, cioè rompi le scatole, impara a rompere le scatole, a destra e a sinistra. Cerca altre soluzioni, creative, ok? Se non entro la porta è finita, no, entro per il retro, per il davanti, il sopra, il sotto, creo altre cose, rinuncia a pensieri negativi. I vincenti non vedono limiti, ma possibilità. Possibilità e non si fanno condizionare delle opinioni altrui, cioè uno può dire la propria opinione e io ho il diritto pure di non ascoltarla. Posso prendere naturalmente riflettere su delle critiche, ma poi io vado per la mia strada. Ok? Non invidiare, l'ho detto subito anche all'inizio, chi è migliore o ha di più, prendi esempio, quindi niente, mai, mai, mai invidiare. Non disprezzare il denaro. E qui, anche questo è un fatto culturale. E qui, vabbè. È un mezzo per fare di più per molte persone. Non ti rende né migliore né peggiore. Amplifica ciò che sei. Cioè, se tu sei una brava persona, non è che il denaro poi ti rovina, diventi un debosciato,
oppure se amplifica ciò che già, se sei una brutta persona, lo sai anche se sei povero. Non è che col denaro poi diventi una brava persona, ma viceversa, se sei una brava persona, con più denaro puoi fare molte più belle cose per gli altri, anzi è molto meglio che persone, brave persone diventano più ricche, che cattive persone. E non è più difficile, non è vero. Ha una sana autostima, ama imparare cose nuove. Non si limita a sognare, agisce subito e poi migliora nel corso d'opera, questo abbiamo già detto. Se ha un'idea non serve a nulla se non cerchi di realizzarla. Non aspettare di avere tutti i mezzi ideali per poter agire. E poi ha questa persona, l'uomo o donna, ha una visione, si vede già in quello che vuole realizzare e non l'ha ancora realizzato, non ha i mezzi. Però si vede già lì, cioè, ha una bruciante passione. Avere successo in tutto consiste nell'abilità di fare la cosa che vogliamo, quando e dove vogliamo farla, o di avere ciò che vogliamo, quando lo vogliamo e fin tanto che lo vogliamo. Ecco, anche qualcuno dice, ecco, questo qui è cattivo, egoista. No, in una parola, il successo è libertà. Poi dipende da che valori ho, come lo uso. E vi assicuro che la maggioranza di quelle persone lì che abbiamo citato, come Billy Shandy, che salutiamo, poi non ci capisce perché. No, parla inglese, hello. Sono brave persone. Perché uno c'è questo mito di dire, ah, quello lì chissà cosa ha fatto, ha rubato, poi ha trovato i magheggi, l'ha aiutato la mafia, la 'ndrangheta. Il successo è libertà, libertà di azione, non arbitrio. Chi ha successo rispetta le regole e le leggi. E uno dice, no, non è vero, chi ha successo se ne frega dagli altri, non è vero. Tutti i miti che ci inculcano fin da piccoli, molti, non, magari non tutti, no? Dipende anche molto dal genitore, no? Il denaro è lo sterco del diavolo. Il diavolo si compiace in realtà quando una persona si sbatte giù. Ah, tu non vali niente, non hai più nessuna speranza, io non ti amo, questo è lo sterco del diavolo. Okay? Chi non lo fa non è realmente una persona di successo, chi non rispetta le regole e le leggi, stavamo dicendo. Il successo non è arroganza, c'è una bella differenza, poi magari, anzi lo aggiungo la prossima volta, che differenza c'è tra l'arroganza, mi viene in mente, io voglio sempre migliorare se posso. Molti guardano e manca un minuto, perché io volevo dare anche un po' di spazio a voi, 5 minuti, no, 10, quanto volete, dai. Molti guardano le persone di successo e dicono sono stati fortunati. Queste frasi, in realtà il successo si costruisce, ok? Con tanto duro lavoro, senza scoraggiarsi, con grande determinazione. Edison, questo famoso mito, fece 2000 tentativi, ne fossero stati anche 200, non è ben sicuro. Tentativi per creare la lampadina, cosa utile a. Altra cosa utile a tante persone, e ogni fallimento, tra virgolette, non era considerato un fallimento, ma un feedback, una risposta, un passo avanti. Oggi ho scoperto 50 modi di come non si costruisce una lampadina, ma ce la farò, diceva Edison, no? Va bene, adesso questo qui lo diamo avanti tra 2 settimane, perché la prossima volta c'è Religione e Società, il 15 aprile, quindi il 22. Bene, domande, vediamo di. Sta presentando, non presento più, apro le vostre webcam, alcuni si vedono solo le famose lettere, A, P, O, fatevi vedere, insomma. Va bene, allora, tutto chiaro, domande, critiche, osservazioni, robe su cui siete d'accordo, non siete d'accordo, la cosa che vi ha colpito di più qual è stata? Evidentemente, ve lo anticipo subito, è quella che vi ha emozionato di più, perché uno si ricorda le cose che lo emozionano. Sempre, ricordate, comunicazione vincente, emozionante. Quindi, cos'è che vi ha emozionato e perché di conseguenza ve la ricordate? Ovviamente anche la domanda è anche questa di. Che io rivelo i trucchetti, l'ho già detto, no? Do per scontato che qualcosa vi abbia emozionato, perché se vi chiedo che cosa vi ha emozionato,
Non vi dico qualcosa, ve la ricordate? No, vi chiedo che cosa vi ha emozionato, dando per scontato che c'è già, eh? Insomma, facciamoci furbi, eh? Che mi ha colpito, Chi è e la l'Emilia? voglia di Sì. riscatto spinga a fare Ah, no, qualcosa. Patrizia. La voglia di È qualcosa riscatto. di così grande, E allora, tutti dobbiamo riscattarci, ma non perché siamo la povertà come era Oprah Winfrey, che poi è diventata da... Qualcuno direbbe da un eccesso all'altro, non ci sono eccessi. C'è solo l'eccesso di povertà, non c'è l'eccesso di ricchezza. Altro mito, vabbè. Vabbè, comunque, tutti possiamo riscattarci anche da una situazione, per esempio, di cui non siamo contenti, non siamo soddisfatti, ma bisognerebbe sempre avere una sana insoddisfazione, che non è essere ingrati per quello che siamo e abbiamo, perché se uno è credente, dice Signore, grazie per quello che ho e sono, però non mi fermo lì perché mi hai dato delle capacità, che hai dato a tutti, dei talenti, che io ho l'obbligo di fare fruttare, sapete nel Vangelo, no? Quindi il padrone nella parabola si arrabbia con quello che è andato a nascondere il talento, l'ha ridato tale quale era. È obbligatorio fargli fruttare il talento. Okay? Ed è anche, tra l'altro, fa anche un esempio economico. Dice: no, il denaro, non si parla di denaro nel Vangelo, è una prosa brutta. Vabbè, quindi voglia di riscatto, bisogna sempre avere una sana insoddisfazione. Quindi io sono arrivato a questa età a fare queste robe, ne voglio fare altre e molte altre ancora. Perché sennò uno. Chi è che lo diceva? Ah, no, Henry Ford, sempre quello delle macchine. Se uno smette di imparare a 20 anni, 80 anni è vecchio. Uno può avere dire, oh, finalmente ho finito la scuola, basta, non imparo più, basta. Ecco, lui a 20 anni, 25, quello è vecchio. Le persone che raggiungono risultati di successo a tutti i livelli, ecco, imparano come voi tutta la vita. Tutta la vita. Leggono libri. Voi dite, ma questa gente qui non ha mica tempo di leggere libri. Persone di grandissimo successo, a livello sempre di questo di lavoro, quindi chi vi dice io tanto lavoro, non c'ho tempo, le persone che veramente hanno grande successo nel lavoro, leggono più di 12 libri in un anno. Cioè, dove lo trovano il tempo? Lo trovano, perché dice che non ho tempo, non sa gestire il proprio tempo. E quindi ci sono anche corsi di time management, di corsi di gestire il tempo che non faccio io. Quindi, vabbè, sono tutti miti. Adesso potremmo fare una lezione sui miti da sfatare. Cosa è la voglia? Un'osservazione. Oh, Angelo! Signor Senta, Angelo, sono... le persone che hanno però io successo, vedo soltanto la mia pettinatura come la sua, purtroppo la telecamera è messa male, è messa sul le soffitto. persone che hanno successo, secondo me, sono una minoranza. Solo una Come minoranza. mai, la minoranza, la globalità, cioè, come mai, pongo il problema, la maggioranza non può dire di aver avuto successo nella vita? Analizziamo questo problema. Cos'è che impedisce alla maggioranza, no, di avere successo? Forse perché il successo non è uno scopo della vita? Perché non si pongono alti obiettivi, non ci credono più, qualcuno li ha educati fin da piccoli a volare basso, per esempio, anche culturalmente o religiosamente, adesso non voglio entrare in polemiche. Sì, no, molti si adagiano perché ci vuole fatica, è molta fatica creare un successo in maniera onesta, e il successo è soltanto onesto, perché ci sono persone che sembrano che abbiano successo. Criminale, quello non è il successo, eh? Essere bravo a rapinare le banche non è un successo. Il successo è sempre onesto, quello vero, ma non ci credono, non ci credono più, si accontentano. Ecco, io ho scritto uno di questi libri, di 14 libri, che chi non si accontenta gode, e invece sfatando un altro mito, no? Chi si accontenta gode. L'erbavoglio cresce solo nel giardino del re. L'erbavoglio cresce nel giardino dei vincenti, invece. Io voglio fare questa cosa.
per la mia dignità. Io voglio farla questa cosa, perché non ci devo riuscire? Sono più stupido di un altro? Ho altri talenti, altre capacità, magari non c'entrano, creerò l'impero farmaceutico di Dilith e non mi ne frega niente, non ho il padre che lavora come droghiere di Calcutta e tutta un'altra vita, ma ho altre capacità. Quindi perché, diceva Angelo, poche persone, cioè poche, poi bisogna vedere come fa a dire poche, insomma, poche in base a quelle che conosce lei, Angelo? No, in base a quello che si vede, si sente, Si cioè, vede? non so, noi, dico tra di noi, per esempio, 7, 8, 10 persone che siamo qui, ci definiamo persone di successo? Quindi bisogna. È Chiedo, interessante, no? ovviamente. Adesso mi sento. Qualcuno può anche dire, successo non mi interessa, preferisco una vita tranquilla. Io mi segno queste domande che apprezzo molto, che voi fate gli interventi così vedete che cosa mi serve, migliorarmi. Perché poi io ci riaggiungo, creo delle altre slides su queste cose. Perché le persone non si ritengono, secondo Angelo, e molti non si ritengono di successo. Che cosa vuol dire avere successo? Abbiamo detto all'inizio, realizzare i propri obiettivi, i propri sogni, fare diventare i sogni obiettivi, perché non bastano i sogni, e poi realizzarli. Secondo il signor Angelo sono pochi quelli che realizzano i propri obiettivi. L'obiettivo deve essere alto, deve essere sfidante. Uno può dire, ah, io sono un bravo padre, una brava madre, ho avuto successo. Sì, anche questo, certo che non è una formula matematica. Uno può dire, va bene, quello sì. Quando io realizzo un sogno, che diventa un obiettivo, va bene. Però per avere successo, quindi livelli molto più alti, bisogna fare delle scelte, innanzitutto, e bisogna avere una mentalità che si autosfida ogni giorno. No, io voglio di più, non mi basta, no? Quindi Ray Kroc poteva benissimo essere un venditore di frullatori di successo, se lui lo riteneva così, ma lui non, evidentemente a una certa età, anche abbastanza, no, dico elevata, ma comunque a mezza età, non si è, ha avuto un'intuizione, non si è accontentato, dice basta, frullatore. E molte persone, quindi secondo me, si siedono sui propri risultati che ritengono e poi si autoconvincono che sia un successo. Va bene, magari è un successo, perché, bisogna vedere che cosa uno intende per successo. Una persona, successo non è fermarsi mai, una persona che vuole successo non si ferma mai, ma non perché è un arrivista arrogante, megalomane, fanatico, perché il successo è il progresso e l'umanità va avanti perché ci sono persone che non si accontentano, altrimenti saremmo ancora all'età della pietra, se persone fossero accontentate. Beh, è un successo, abbiamo una bella caverna, abbiamo una bella clava per ammazzare gli animali, è un successo, va bene? D'accordo? Quindi il successo è una mentalità, che è una persona che non si accontenta, è grata per quello che ha, ma non si accontenta, non si accontenta, ha sempre nuove idee, nuovi obiettivi, quindi ha una bella fantasia anche la persona che vuole raggiungere il successo, perché non è facile, ho detto all'inizio dell'anno scrivete 10 obiettivi, scrivete 10 obiettivi su un pezzo di carta, è un bel problema, per molti è un problema scrivere 10 obiettivi. Ecco, Io non ce l'ho fatta, ad esempio, punto, ve l'ho chiesto io di all'inizio. tanti 10 obiettivi. obiettivi sfidanti, che non è tutti i giorni voglio mangiare la minestra, oppure qualcuno ha scritto voglio essere contento e non è un obiettivo, voglio essere contento, abbiamo già detto. Obiettivi, cioè cose che voglio fare concretamente, specifiche, con una data di scadenza, è difficile, perché probabilmente la mente nostra è pigra, non dice no, ma io sto bene così, cosa basta? Anche perché per il successo poi mi rende inquieto, non dormo la notte, no, non sempre magari, ci vuole passione, magari mi alzo alle 2-3 di notte, scrivo, devo, perché io voglio realizzare il mio libro, cioè è molto più una vita tranquilla non volere successo. E quindi è molto più facile non volere successo, oppure convincersi che quello che ho realizzato è un successo. Va bene? Cioè, uno sembra contento, così poi mi devo chiedere, ma io sono veramente felice?
oppure ho dei sogni nel cassetto che non ho realizzato, avrei potuto farlo. L'altra, chi è che me, eravate voi? Sì, c'eravate voi. Chi è che mi ha chiesto del rimpianto, del rimorso? No, non ci siete voi, no. Uno di voi mi ha chiesto che differenza c'è tra il rimpianto e il rimorso. Ah, no, no, era un'intervista. Intervista per il nostro no, quindi confondo. Anch'io la mia età. Rimorso o rimpianto? No, rimorso per aver fatto cose brutte. Il rimpianto, invece, è aver rinunciato. Ho contrabbandato con una pseudo sicurezza, una finta sicurezza, perché la sicurezza oggi, vabbè, oggi ancora meno, per una sicurezza dove sto tranquillo, non sto a pensare a raggiungere cose più grandi di me, invece devono essere più grandi di me. Quindi sì, persone che contrabbandano la tranquillità della propria vita con invece lo stimolo di. E questo ti aiuta a essere vivo. E secondo me ti allunga anche la vita. Perché il cervello è sempre in attività di. Boh, ah, poi. Vabbè, vediamo. Ok, quindi. Dov'è? Angelo, sempre lì. Vabbè, adesso ce l'ha. Non c'è più la telecamera. Comunque mi sente? Ma è Ci bellissima sono, comunque questa domanda, voglio approfondirla. Adesso me la scrivi, no, tanto. Quindi perché molti non hanno il successo? Perché è più comodo, più facile non volere successo, secondo me. Perché il successo costa molta fatica, sacrifici, inquietudine, delusioni. ma forse anche perché non è l'obiettivo di una vita, cioè non per tutti l'obiettivo è avere successo, l'obiettivo può essere, come si diceva prima, la tranquillità, la serenità, lo status quo. Sì. Anche, sì, certo, non siamo tutti uguali. E anche questa persona che vive la sua tranquillità beneficia del successo di tanti altri, no? Certo, Computer, certo. Microsoft, Facebook, McDonald's, di questi che invece si sono dati da fare, non si sono accontentati. Sì, è possibile, non siamo tutti uguali, ma il progresso comunque deriva da persone che vogliono il successo. Progresso, andare avanti, che non si acconte, cioè il miglioramento delle cose, della società, dei prodotti, è dire no, non mi accontento, provo Certo, certe certo. cose nuove, no? Però poi ci si può anche accontentare, per carità, c'è una libertà umana, per carità. Sì, non è da tutti, è vero, sì. Probabilmente non, perché non c'è un'educazione, forse fin da piccoli a volere avere successo. A Ma ora è scuola. moderna, no? Questa cultura, si sente sempre più parlare di successo. Ma io credo che sia una quarantina d'anni che ci sia questa nuova modalità di Sì, raccontare la vita anche ai ragazzi, perché una volta non era così. Per cui forse ha ragione Angelo, la maggior parte delle persone come noi ha l'obiettivo di essere tranquillo probabilmente e quindi sono numericamente ma sì. è inferiore il numero delle persone che hanno successo. È interessante anche questa cosa, quindi successo, beh, non te lo segno perché tanto lo sto registrando, no, la mia faccia, solo la mia faccia, Sì. sull'altra webcam, ne ho due, ecco, il megaloma, sono due che stanno registrando, una per vedere voi. Sì, interessante anche questo, il successo, ricerca del successo fatto moderno, sì, anche un fatto culturale. Secondo me anche religioso, ma io poi rimando a chi vuole partecipare a religioni e società, ci sono addirittura all'interno della stessa religione, di maggioranza del mondo, di cui non faccio il nome, diverse correnti, in cui uno dice no, no, devi volare basso, devi essere umile, Gesù era povero, quindi che non vuol dire miseria, o altri invece che esaltano il progresso, che Dio ci vuole vincenti, che si compiace se non abbiamo tante belle cose, ma onestamente, chiaramente. Per esempio la visione calvinista, la visione evangelica, protestante. Sì, anche questo secondo me incide sicuramente, quindi ci vorrebbe un sociologo, che io non so. Sì.
c'è anche Ma poi l'effetto c'è anche il fatto culturale, che storico. non tutti siamo uguali. Certo, Cioè, infatti, voglio dire, ci infatti. sono persone Anche un più carattere. intelligenti, non so, sia come carattere ma anche come capacità proprio. Per cui, Sì. cioè, uno può anche essere, che ne so, essere capace di arrivare, per esempio, ad uno scalino della scala, ma non avere poi la capacità di andare oltre, proprio le capacità. Quindi, anche se c'è la voglia, ma le capacità non ci sono magari, a Siamo quel sicuri. punto cosa fai? O Però bisogna ti vedere. arrabbi, o ti ammali, oppure cominci a dire, va bene, cerco la maniera di vivere bene, anche se mi ero promesso di arrivare in cima e sono arrivata a metà, Ma siamo pazienza. sicuri, però E ci bisognerebbe essere ritrovi. sicuri che ci ha provato, che queste capacità ce le ha, non ce le Dipende. ha. Ci sono persone che ho scoperto talenti anche a 60, 50 anni come Croc, 60, 70, perché ci sono persone che si arrendono Sì, anche, perché certo. magari hanno cambiato situazione, eccetera, però voglio Cambiare. dire, le persone non sono tutte uguali, Certo, quindi non ci si può aspettare da tutti di essere intenditori, perché magari c'è chi, o lui fa per non ha proprio il coraggio, o non ha i soldi per investire e neanche la credibilità in banca per ottenere qualcosa, oppure non sa manco da dove cominciare e non ha la capacità di cercare le persone che lo indirizzano, cioè questo fa parte dei talenti personali anche, Beh, quella di non avere i mezzi economici, abbiamo visto che ci sono persone partite da zero, sono arrivate addirittura a sì, questo un'esagerazione l'hanno che... fatta. Ci sono persone partite da zero che si fermano, che non partono nemmeno perché non hanno i mezzi economici, perché non sanno magari neanche che procedure fare per averle. Cioè, secondo me è un po' difficile, ovviamente noi cerchiamo di catalogare determinate cose, no? Di mettere dei principi, perché altrimenti non ce la potremmo Certo. fare. Non è che posso mettere tutti i casi del mondo su una slide, però ci sono anche queste cose, non tutti possono avere successo, non tutti possono essere alti, biondi e Ok, ma si può dire belli. che Il molti... punto è lì. Ok, non tutti possono avere successo interessante anche in questa situazione, ma è possibile dire che molti avrebbero potuto avere molto più successo se avessero fatto Certo, questo diversamente, secondo me sì, se avessero perché questo ragionato diversamente. senz'altro. Soprattutto ho paura delle nuove generazioni che a volte sulle aspirazioni che sento diventare velina o calciatore, Anche magari l'unica aspirazione. questa è E molto soprattutto interessante. adesso dopo il Covid c'è cioè, invece molta come dire, frustrazione, quasi. Cioè, sentire determinati ragazzi ti viene la tristezza, dice Dio, speriamo che una volta che passa questi si riprendano. Sì, perché abbiamo Perché detto li all'inizio, vi vedi ricordate, confondono il successo con la celebrità. con i soldi, spesso, Anche con i soldi, certo, con certo, la che sono, ho celebrità e i detto soldi. dall'inizio, sono una conseguenza del valore che io porto. Se sono bravo a far diventare un sacco di persone perché sono bravo calciatore, è ovvio, ma è il valore che poi crea della persona, non il valore della dignità, ma quanto io incido sul mercato, quante persone beneficiano di questa cosa. In questo caso faccio divertire tanti. Come velina, insomma, magari lì faccio divertire uno solo, però oppure come calciatore, salutiamo. Sì, beh, insomma, sì, interessante questa cosa, che confondono il successo con la celebrità, anche con la ricchezza, come punto di partenza, e questa non porta al successo, perché uno pensa, voglio essere celebre su questo, però, ma Zuckerberg nel confesso non aiuta perché tutti vogliono sembrare quello che non sono su Facebook, tutti no, ma molti, apparire, ma è giusto mettersi vestiti bene, voglio fare vedere le cose belle su Facebook o su Instagram, però la cultura dell'apparenza non aiuta, perché il successo non crede nell'apparenza, viene dalla sostanza, persone che partono da un'idea e di conseguenza questa idea è stata esplosiva, hanno fatto molti sacrifici e di conseguenza sono diventati anche noti, anche se in realtà
quei nomi che abbiamo detto non sono per niente noti, conosce di Lichangvi, miliardario indiano, eppure, cioè, uno, tutti pensano subito a Zuckerberg di Facebook, Roger Bezos, salutiamo, perché ovviamente è utile, no? Avere le robe a casa, soprattutto nella pandemia. Beh, è interessante, sì, non siamo tutti uguali, sì. Sarebbe interessante sapere quanti avrebbero potuto invece essere di più e hanno rinunciato. Questa è la cosa triste. Veramente ci sono persone che... questa è la domanda che io pongo. Veramente potevi arrivare solo a questo livello e accontentarti? Questa è la domanda. Questo non possiamo sapere. Cioè, ci sono persone Non che potremo. non vogliono sfidarsi a fare di più. Cioè, no, Questo eventualmente può saperlo lei nei casi che magari segue come coaching, no? Nel senso che magari lei può seguire una persona che nel momento della sua vita è demoralizzata e poi invece aiutandolo lo vede trasformarsi e andare verso un'altra direzione, oppure lo vede piantarsi dov'è. certo, il Perché momento è al momento che si vede la cosa, non dopo, con il seno si fa niente. Certo, il momento in cui una persona vuole fare coaching, però Esatto. automaticamente vuol dire che Ah sì, vuole, questo è già è anche perché vuole vero, vuol avere di dire che più, ha vuole una essere di speranza, più. che Quindi vuole in migliorare, realtà almeno vuole sì, migliorare. non le vedrò praticamente mai, le persone che non vogliono. Sì, qui è un'aspirazione troppo alta, lo sa so solo Dio quanti avrebbero potuto. Però c'è un articolo che ha citato Pastore Joel Osteen, ad esempio, che dice che i luoghi più ricchi della Terra non sono i giacimenti minerari del Medio Oriente, ma, termine triste, i cimiteri, dove ci sono un sacco di idee che avrebbero potuto essere sviluppate e non si sono sviluppate, canzoni che avrebbero potuto scrivere e non sono state scritte, libri che non sono stati scritti e sono morti con la persona che invece si è accontentata. E quindi andate tutti a Italia Got Talent. No, non è necessario andare a Italia Got Talent o America Got Talent, però tutti abbiamo talento. Secondo me, guardate lo specchio e dire, ma io posso fare di più, posso avere di più. Ma non sai, la mentalità è difficile. Sì, è un argomento che mi sono scelto come al solito, di una complessità estrema, cioè concorrono tante cose, il carattere, l'educazione ricevuta, la religione, beh, è così, insomma. Ma però mi appassiona, spero che appassioni anche voi, perché se no non sareste qui. È complessa la cosa, ma come stimolare gli altri? Boh, non so. Magari con quei libri lì, però anche uno che mi interessa non li compro. Quante persone leggono? Hai voglia di scrivere fortuna, talento, buoni vincenti. Poi per le persone che non hanno questo spirito, no. Perché devo leggere? Basta, non leggo. Leggere costa fatica perché uno è da solo con se stesso e sta lì col libro e gli parla. Quante persone non vedono l'ora di andare in pensione e basta, oppure di smettere di studiare quando sono giovani? Eh sì, bisognerebbe, parte tutto da un'educazione, secondo me fin da piccoli. Chi è genitore dovrebbe, secondo me, magari stimolare i figli sempre a fare cose nuove. Che non vuol dire fargli 5 corsi alla settimana, poveraccio, di yoga, di chitarra, di dire puoi farcela, dai, cioè, stimolare, no? Boh, è una cosa veramente complessa, veramente molto molto complessa, quindi Scusi, professore, volevo dire sì. una piccola cosa, che penso proprio che sia politica nel DNA delle persone, cioè il dire bravo lui che ce l'ha fatta. Lui, diciamo che ha avuto il dono di aver avuto l'energia, la caparbietà, forse anche fatti come si è andato per il genericamente parlando, ovvio, no? Poi si possono dire tante cose scendendo nel dettaglio di un'esperienza. Ma chi non lo ha fatto e non è riuscito, è solo un peccato per chi non lo ha fatto a causa di impedimenti concreti. Però
La maggior parte forse non l'aveva scritto nel suo DNA di inventare qualcosa, creare qualcosa, arrivare a un punto X dove sono arrivati pochi, cioè non è detto che debba essere così per tutti, cioè forse è giusto che sia quello che è. Come posso dire, con la coscienza che chi ci arriva, cioè chi arriva in certe situazioni ha scalato alcune vette che magari altri hanno scalato in altre direzioni e hanno speso l'energia, la loro vita, magari senza fare qualcosa che è rimasto eclatante, che ha costruito un impero, sì, che ha fatto parlare di sé, ma ha costruito comunque esseri umani, persone corrette, si è speso per cui non è detto che la conquista sia poi sempre quella che dà un risultato eclatante, dà un risultato appagante in termini economici, che di successo, che di fama, che di quello che vuole. Le conquiste possono essere tante all'interno dell'umanità, genericamente parlando. Basta che una persona sia... le altre. Una persona sia poi soddisfatta della propria vita, però, perché sennò poi ci sono i rimpianti. Allora, ho capito bene, il successo, si potrebbe dire che l'umanità va avanti, progredisce grazie al successo di una parte che ha questa capacità, e poi da una vasta base che ha un successo normale che la mantiene, sta così, no? Non so se ho capito più o meno, l'ho tradotto, però. Questo sia come titolo sia demerito per chi non ci arriva. Io volevo spezzare una lancia, io faccio parte di chi non ci è arrivato, ad avere successo che lei cita. Cerca di formularmi, no? Dicendo che tutto sommato penso che esistono tanti traguardi nella vita di ognuno. Magari sono comunque delle conquiste, è comunque qualcosa per cui uno si è sforzato, si è speso, si è impegnato. Magari però il risultato non è qualcosa, ripeto, che appare, no? Che noi definiamo come un traguardo di successo. E qui entreremo in un coaching che non possiamo fare adesso, ma io chiederei cosa ha fatto per dire che lei non ha riuscito. C'è qualcosa che avrebbe potuto fare che non ha fatto e perché? E quindi qui ci entreremo in tutto questo discorso qui. Perché dice che non è riuscita? Qui ha ragione Anastasia, io credo che l'educazione costruita ai bambini e ragazzi, cioè, fino a qualche tempo fa, comunque non promuoveva più di tanto, diciamo, l'avere come traguardo, cioè, come dire, l'avere il fine che giustifica i mezzi, tra virgolette, invece era importante curare il percorso, no? Curare quello che uno nel quotidiano fa, cercando di fare. E questo ha fatto tanta scuola, professore, perché di persone che hanno avuto successo, lei ne ha citato 2000 e qualche cosa nel mondo, non è gente che ha, cioè, è gente comunque, sono pochi rispetto all'umanità, ma perché sono persone che hanno 50 anni in più, se vuole, no? Per cui eccezioni rispetto a un'educazione che è stata data, tipo a un po' di tempo. Sì, non so, il successo non vuol dire essere miliardari, non so se ho dato questa impressione, quindi successo non è solo quei 2000 che sono miliardari, io ho citato dei casi eccezionali, particolari, e poi per fare, poi diciamo la parola, e poi dobbiamo purtroppo anche chiudere per oggi, anche nel Vangelo stesso che ho citato prima, il padrone che poi è Dio, dal talento, alcuni ne dà 5 di talenti, alcuni ne dà 4, alcuni ne dà 3 e alcuni ne dà uno solo. Ma il punto non è quanti talenti ricevo, perché questo non dipende da me, ma è importante che io faccio fruttare quelli che ricevo, anche fosse uno solo, devo farlo fruttare. Quello che ne ha ricevuti 5 sono affari suoi, va bene, creerà le cose fantastiche. Ma io che ne ho ricevuto uno solo, ho il dovere comunque di trovarlo e di farlo fruttare, non di sotterrarlo, di metterlo in un fazzoletto sottoterra e restituirlo. Nella parabola del padrone in realtà è che è Dio, no? Quindi il punto è quello. No, sono d'accordo, dobbiamo, perché come l'hai fatto fruttare? Nel giudizio, ecco, di chi, se
ce l'ha fatta a rientrare in un certo canone e chi non ce l'ha fatta, perché sì, sì. Il canone, se diamo un canone, abbiamo giudicato chi è arrivato in quel canone, certo. Ma non abbiamo fatto un giudizio equilibrato. Bisogna scoprire quanti talenti uno ha ricevuto, perché magari ne ho ricevuti tre e io vedevo che no, ce n'è uno solo, no, magari altri ne ho ricevuti cinque, altri dieci. Sì, questo lo, c'è anche nel libro, fortunatamente, ma a parte la spiritualità del talento, questo non è sindacabile perché uno ha quel talento, ma trovare quale o quali e farli fruttare. Questo è, magari ci sono talenti che si scoprono anche in età avanzata addirittura. Ci sono esempi. Dare il meglio di te, questo sì. Meglio di te, sì, sì, certo. Che si ha da quando... Va bene, c'era ancora qualche intervento? Patto... No, c'era nessuno? Ecco, ho interrotto. Vedete com'è appassionante l'argomento, appunto la passione che ci fa stare qui a discutere, ma comunque lo riprendiamo, è finito l'argomento. E poi grazie per gli spunti che avete dato con le vostre domande, e questo aiuta appunto a migliorare e a trovare anche domande molto interessanti. Vedo che l'argomento interessa molto, questo mi fa piacere, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Va bene, sì. Allora la prossima settimana io aspetto per Religioni e Società, che sì. È il 15 di aprile, sì. Appunto, visto che ne abbiamo parlato, la religione entra sempre comunque, perché ce la faccio entrare, ma è famoso, no, questa parola dei talenti, no? Sì. Professore, il link per Religioni e Società è sempre uguale o diverso? Perché io settimana scorsa sono riuscito ad entrare. Intende la piattaforma Meet, credo che sia, no forse cambia ogni settimana, cambia mi pare, che... però voi vi siete iscritti, mettete nel, poi per favore confermate dove c'è la spunta verde, io vedo, no, credo che la piattaforma dal punto di vista tecnico cambi ogni settimana, ecco, perché io non l'ho ricevuto, non... Gli inviti sono automatizzati per tutte le settimane, io, cioè, si può mettere per ogni singolo, ma si può mettere a tappe fisse, quindi è già, segreteria mi manda gli elenchi, però è già tutto impostato automatico, quindi dovrebbe ricevere... Io ho ricevuto quello di successo, ma non l'altro, ho capito. Non ho il link. Va bene, adesso comunque controlliamo come mai... Va bene, allora bene, 15 abbiamo Religione e Società, e per la comunicazione su questo argomento di oggi lo proseguiamo il 22, sì. 22. Sì. Grazie, okay. Buona serata, arrivederci. Grazie, arrivederci, ciao a tutti.